Rubio, will you call for ceasefire in Gaza? On the contrary. La scena è questa. Il senatore Marco Rubio va di fretta. Un gruppo di attivisti gli si para davanti e gli domanda: senatore, chiederà il cessate il fuoco a Gaza? Are you filming it? Wait, I want you guys to get this. I want them to destroy every element of Hamas they can get their hands on. No, non lo farò, risponde Rubio. Poi vede l'obiettivo dello smartphone che lo sta riprendendo, si avvicina, guarda dritto in camera e dice: voglio che gli israeliani ammazzino ogni singolo membro di Hamas. Sono animali che hanno commesso ogni crimine più orrendo. E voglio che voi ragazze questo video lo postiate online. Le attiviste replicano: e delle migliaia di palestinesi morti, dei bambini morti, non le interessa? Sì, ma do la colpa a Hamas. Hamas sapeva che sarebbe andata così e Hamas la deve smettere di usare i civili come scudi umani. La deve smettere di costruire le sue infrastrutture militari sotto gli ospedali. That's what I think. Make sure you post that, please. Marco Rubio non è un pacifista, ma secondo la stampa americana sta per diventare il ministro degli esteri della prossima amministrazione Trump, che invece, a detta di tanti suoi seguaci, sarebbe un pacifista. You're here because we gave you a visa to be here temporarily, and now you're out there defending and supporting Hamas, a terrorist organization. L'anno scorso, dopo la scena con le attiviste ripresa dalla telecamera di uno smartphone, Rubio aveva chiesto al ministro degli esteri dell'amministrazione Biden, il segretario di Stato Anthony Blinken, di revocare il visto americano a chiunque appoggi o promuova Hamas. Si riferiva anche agli studenti della protesta pro-palla nei campus degli Stati Uniti. Blinken non gli aveva dato retta. Dal 20 gennaio, dal primo giorno di Trump alla Casa Bianca, Rubio potrà revocare quei visti da solo. E potrà fare molto altro. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. This is what we're gonna Here's have the guy that inherited $200 million. Questo è un passaggio di un vecchio dibattito durante le primarie repubblicane di 8 anni fa. La voce che sentite è quella di Rubio, che indica Trump riferendosi a lui, dice: questo qui, se non avesse ereditato 200 milioni di dollari da suo padre, ora farebbe il venditore di orologi a New York. Durante la stessa campagna, Trump aveva soprannominato Marco Rubio Little Marco. Ma non è raro che gli esponenti di uno stesso partito si scambino critiche aspre durante le primarie e poi si ricompattino dopo l'esito del voto. Era successo anche a Kamala Harris e Joe Biden, ed era successo a Marco Rubio e Donald Trump. Les habla Marco Rubio. Mis padres vinieron a este gran país y trabajaron muy duro. Se sacrificaron mucho para que yo pudiera vivir el sueño americano. Questo è un vecchio spot elettorale di Rubio che, in spagnolo, si rivolge all'elettorato latino e racconta la storia strappalacrime di come i suoi genitori si siano sacrificati per permettere a lui e ai suoi fratelli di vivere il sogno americano. Ha la faccia sbarbata da bravo ragazzo, i capelli folti castani, indossa una camicia azzurra con il colletto sbottonato. Rubio è nato a Miami. I suoi genitori sono nati a Cuba, poi sono scappati da Fidel Castro e sono approdati a Las Vegas a fare rispettivamente il barista e la donna delle pulizie in uno dei grandi hotel casinò della città. Dalla storia personale della sua famiglia, Rubio ha tratto due conclusioni: che il comunismo fa schifo e che i regimi nel mondo devono crollare tutti, uno dopo l'altro, come birilli. Rubio non ha mai subito la fascinazione per Vladimir Putin o per Xi Jinping che subisce Trump, e aveva già provato a far cadere il regime di Nicolas Maduro in Venezuela durante il primo mandato di Trump. Nel 2019 in Venezuela c'erano di fatto due presidenti: il socialista Nicolas Maduro, che sosteneva di aver vinto le elezioni, e il capo dell'opposizione Juan Guaidó, che si era proclamato presidente dicendo che Maduro aveva imbrogliato e rubato. Maduro aveva schierato la Guardia Nazionale e per qualche giorno anche i carri armati contro i manifestanti. A Washington, Marco Rubio aveva contribuito a convincere Trump a riconoscere Guaidó come unico legittimo presidente e a inasprire le sanzioni. E poi aveva detto al New York Times: Maduro ha scelto una battaglia che non può vincere, è solo questione di tempo. L'unica cosa che non sappiamo è se la fine del suo regime sarà pacifica o sanguinosa. Ma
Marco Rubio è stato considerato a lungo un membro della corrente neocon, i neoconservatori, una tipologia di persone di destra che la base più tradizionalmente populista trumpiana in teoria detesta. Ora Rubio ha un po' smorzato i toni, soprattutto sulla Russia di Putin, e non invoca più i regime change in modo esplicito. Ma rimane un falco, sul Venezuela come sull'Iran. Forse però il pezzo di mondo di cui Rubio si dovrà occupare di più, se sarà davvero il prossimo segretario di Stato, sarà più a Oriente. The notion, the idea was that capitalism would change China, and the problem is capitalism didn't change China, China changed capitalism in China. Qui Rubio sta dicendo: pensavamo che il capitalismo avrebbe cambiato la Cina. Il fatto è che il capitalismo non ha cambiato la Cina. È successo il contrario. La Cina ha cambiato il capitalismo. That's not what we have. China's not capitalist. Prosegue dicendo che a questo punto il capitalismo globale non va più bene, perché le aziende cinesi non competono alla pari, ma sono sovvenzionate e organizzate dal partito. Ne deriva, seguendo il ragionamento, che anche gli altri attori, gli Stati Uniti soprattutto, devono cambiare approccio. Forse Rubio è stato il politico americano più schietto sulla guerra commerciale e sulla necessità che gli Stati Uniti diventino più aggressivi nei confronti della Repubblica Popolare governata dal Partito Comunista. Rubio ha inaugurato posizioni che poi sono diventate mainstream in entrambi i partiti. Ha fatto da apripista in Parlamento sul tema di politica estera che oggi gli americani considerano il più strategico. E a quanto pare, come ricompensa, sta per diventare il capo della politica estera americana. Per non perdere gli episodi di Stories, clicca sul tasto Segui accanto all'icona del podcast e attiva la campanella. Se ti va, metti 5 stelle su Spotify. Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Cecilia Sala. La cura editoriale è di Francesca Milano. In redazione, Simone Piranni. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Daniele Marinello. La producer è Martina Conte. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.